Ora la distanza dal fulcro sarebbe, si chiama braccio, quindi qui il braccio è di 6 gancetti, qui di 2, e il prodotto quindi del braccio per il peso deve essere uguale a destra e a sinistra. Prodotto 6 per 1 uguale a 2 per 3. Adesso verifichiamo questa legge in quest'altro modo. Noi mettiamo un secondo gancetto qua, naturalmente tutto ruota verso sinistra, in senso antiorario. E siccome abbiamo 6 gancetti per due pesi, 6 per 2 12, dobbiamo fare 12 anche di qua. 12 vuol dire dobbiamo farlo con 3 pesetti, quindi dobbiamo prendere il gancetto numero 4. 4 per 3 12. Questo qua. Vedete che infatti adesso 4, il braccio è 4 gancetti per 3, 4 per 3 12 è uguale a 6 per 2.